vetture che secondo me sono state sono tecnicamente assolutamente diverse, completamente diverse, però tutte e due hanno una caratteristica comune: sono vetture che hanno segnato una svolta nella storia delle rispettive case. Sono state le ultime due vetture in qualche maniera legate alla produzione. Perché vi dico questo? Perché sono due vetture che comunque erano quasi di serie, e sono tutte e due le vetture che hanno stimolato Lancia e Fiat tramite Abarth a fare delle macchine da corsa vere. Parlo della Stratos e parlo del 131 Rally, che era obiettivamente una macchina nata per correre, fatta in piccolissime unità. Sono due macchine quindi che hanno fatto capire che i rally erano svolta, che per vincere bisognava fare qualcosa di dedicato e di specifico, mentre sia la Fulvia sia lo Spider hanno ancora un forte aggancio con i modelli di base derivati. La mia storia personale al reparto corsi inizia nel 67, quando si correva con la Fulvia Coupé 1300. Abbiamo iniziato a correre praticamente con il 1300, poi abbiamo fatto il 1400, che abbiamo vinto la Corsica nel 67, che però è rimasta prototipo, e poi abbiamo fatto il 1600, che abbiamo iniziato a correre nel 69, abbiamo vinto il Rally di Monte Carlo chiamato Mediterraneo nel 69 con la Fulvia 1600, e però è stata omologata in gruppo 4 nel 70, e abbiamo iniziato l'attività con la Fulvia 1600 HF nel 1970. La sua storia termina praticamente come squadra ufficiale nel 74, anche se noi dal 73 praticamente l'attenzione maggiore era rivolta alla Stratos, che era nata nel 72. Con la Fulvia abbiamo corso, era omologata nel gruppo 2, cioè 5.000 esemplari e 4 posti, la Fulvia 1300, mentre la Fulvia 1600 era omologata in gruppo 4, cioè solo 2.000 esemplari costruiti di sede in un anno e 2 posti. Si iniziava a correre in gruppo 5, cioè fra i prototipi, in modo da poter mettere a punto tutte le cose, i particolari che poi venivano omologati per il gruppo 4. L'intervento principale nasceva già nell'allestimento della scocca. La Fulvia Coupé era fatta dalla Lancia di Chivasso, e allora io mi mettevo in contatto con quelli che assemblavano le scocche e venivano fatte le scocche specificatamente per noi. Partecipavamo alle gare di velocità, dove avevamo bisogno che la scocca fosse particolarmente leggera e aveva meno bisogno di essere una scocca robusta, e allora questa scocca veniva fornita alleggerita. Alleggerita vuol dire principalmente lo spessore della lamiera di tutta la carrozzeria e del telaio più sottile. Invece per le macchine che facevano i rally su asfalto, praticamente la carrozzeria era dello spessore delle macchine di serie, però aveva dei rinforzi nei punti essenziali che si rompevano. E quali erano questi punti? Era i montanti del parabrezza, che alla base si tranciavano, e allora veniva messo dentro un tubo a forma di un'ogiva, cioè di una goccia, che veniva messo dentro nel montante del parabrezza, e poi tutti gli attacchi dove veniva attaccato il falso telaio davanti, cioè i due punti dei longheroni sotto la porta, i due punti in alto dove veniva attaccato il falso telaio sopra, e i due punti davanti dove c'era praticamente nella mascherina anteriore, e poi i punti di attacco delle due balestre posteriori. La Fulvia, come sapete, ha due balestre longitudinali con un assale rigido dietro. Questi erano i punti che venivano rinforzati. Poi invece nelle macchine che facevano rally sterrati, dove abbiamo iniziato soprattutto nel 68 con il Safari, veniva rinforzato anche proprio tutta
anche altre parti oltre a quelle che vi ho detto, cioè tutti i longheroni sotto le porte, l'interno dei passaruote anteriori che si tagliavano a metà, e poi man mano altri piccoli particolari, altri piccoli rinforzi, sempre praticamente dove si trasferivano tutti gli sforzi dalle ruote ad arrivare al telaio della vettura. Nella sospensione anteriore naturalmente erano liberi tutti gli attacchi delle sospensioni, che venivano rinforzati e poi montati delle sospensioni che le molle, in questo caso le balestre sulla Fuglia, le molle e gli ammortizzatori erano liberi, pertanto secondo le necessità c'erano degli ammortizzatori più piccoli o molto più grandi, cioè più piccoli per le gare brevi di velocità e più grandi nelle gare più pesanti, specialmente appunto facevo cenno del safari, ma molto duro era anche il rally dell'Acropoli, il rally d'Inghilterra. Per quanto riguarda le sospensioni, lì si vede praticamente cambiavamo le balestre, che naturalmente facevamo le balestre a secondo il tipo di gara che doveva fare, le articolazioni che sorreggevano le balestre, quelle indicate col numero 3, dico bene? Quelle sono articolazioni di gomma che venivano cambiate e servivano sia per alzare che abbassare la macchina, o addirittura venivano eliminati, al posto di quel tampone di gomma venivano montati dei rulli sulla quale la balestra appoggiava semplicemente e scorreva. Questa altezza dei rulli poteva essere variata e di conseguenza si poteva alzare o abbassare la vettura. Poi venivano cambiati i giunti omocinetici e l'albero di trasmissione, che noi usavamo come base quello della Flavia anziché quello della Fuglia, che erano più grossi. Poi la ditta fornitrice ce li forniva con materiali e con giochi ben controllati per avere una maggiore resistenza. Poi i braccetti invece, per essere cambiati, i braccetti della sospensione devono essere omologati, di conseguenza facciamo dei braccetti modificati che poi venivano omologavamo. Lo scopo di cambiare i braccetti era uno, per quanto riguarda le gare di pesanti, la robustezza per evitare che si rompessero. Per quanto riguarda invece dal punto di vista maggiore prestazione, veniva cambiato praticamente la geometria, cioè in genere maggior camber e maggiore incidenza, che poi abbiamo dovuto fare tutta una serie nuova quando abbiamo adottato l'autobloccante, perché siamo stati i primi ad adottare l'autobloccante in una macchina a trazione anteriore. E appunto volevo dire quello, il problema dell'utilizzo era che non c'era l'idroguida e di conseguenza con la trazione anteriore diventava pesantissimo, perché gli autobloccanti allora erano meccanici, punto e basta. Di conseguenza ricordo sempre con piacere la definizione che dette Ballestrieri quando provò la prima Fuglia con l'autobloccante, facendo un giro semplicemente attorno al reparto corse. Dice che era talmente difficile da guidare, era come guidare una calamita fra due muri di acciaio. Questa era la definizione, per rendervi idea. Di conseguenza, per rendere guidabile la Fuglia abbiamo dovuto togliere del camber, togliere dell'incidente, in modo di rendere lo sterzo più leggero e di conseguenza guidabile. Era sempre una cosa da Rambo guidare la Fuglia con l'autobloccante, però l'avamo resa guidabile. L'introduzione dell'autobloccante è stata diciamo su tutte le macchine che correvano nostre, è stato nel 1972, il primo debutto è proprio stato al Rally di Monte Carlo, quando abbiamo vinto il Rally di Monte Carlo. Il cambio era possibile omologare due serie di ingranaggi diversi dalla serie. Noi avevamo omologato il cambio che, con i rapporti che chiamavamo tipo rally, e quello tipo pista. Il tipo rally aveva prima e seconda
terza e quarta, perché se parliamo del 1006 era 5 marce, mentre fino al 1003 era 4 marce, prima, seconda, terza e quarta ravvicinate e la quinta un po' più distanziata, mentre il rapporto pista aveva le marce meglio distribuite perché aveva la prima più lunga. E poi invece si potevano omologare tante coppie coniche quante se ne voleva, però bisognava omologarle, e noi avevamo la più corta, ricordo, era la coppia conica 741, e poi invece fra le più lunghe, man mano che riuscivamo ad aumentare la velocità massima, ecco che omologavamo delle coppie coniche con un rapporto molto più lungo. Il motore si poteva elaborare quello che il regolamento permetteva, che era grosso modo, era, non si poteva toccare il basamento, l'albero motore e le bielle, la testa, i pistoni si potevano cambiare completamente, la testa si poteva elaborare praticamente, si doveva mantenere quella di serie, ma si doveva elaborare, si poteva elaborare i condotti e di conseguenza le valvole, poi i condotti di aspirazione e di scarico erano liberi, e poi c'era la libertà negli assi a cam, pertanto il lavoro si concentrava in questi pezzi, poi tutto il resto si cercava di alleggerire per dare una maggiore prontezza al motore, perché tutte le marce naturalmente rotanti ritardavano l'accelerazione del motore e di conseguenza massimo alleggerimento per tutto quello che ruotava, perché l'albero motore, vi ho detto che non si poteva toccare quello di serie, però si poteva asportare del materiale, di conseguenza alleggerire, così pure il volano, così pure la frizione, così pure le bielle e i pistoni, si cercavano di alleggerire il più possibile. Si poteva modificare per aumentare la portata delle pompe dell'olio e dell'acqua, ed erano liberi i radiatori dell'acqua e dell'olio. Mi ricollego a quanto ha detto Gianni prima, del gruppo 5. Una delle cose belle che si potevano fare in quegli anni è fare delle vetture strane, partendo da delle vetture esistenti e divertendosi un sacco, parlo come ingegnere, a fare delle cose strane. Io sono innamorato di queste macchinette che sono le Furia Spider. Tornavamo dalla 24 ore di Daytona, no? E sull'aereo Fiorio e Maglioli erano vicini. Maglioli dice a Fiorio: guarda che c'è un problema, su queste macchine si muore, perché noi con la Fulvia, correndo contro gli altri prototipi, morivano dal caldo, non c'era l'aria condizionata e non potevano abbassare il vetro perché si perdeva in penetrazione, cioè in CX. Allora dovevano stare con i vetri chiusi in quelle macchine, dicevano: non ce la facciamo fare la targa Florio, che è al mese di alla fine di maggio, poi pensa al Mugello, che è al mese di luglio, il Gran Premio del Mugello, no, io parlo della targa Florio, quella di 72 km sulle Madonie, e parlo del Gran Premio del Mugello, quello che si svolgeva attorno alla pista del Mugello, che era al mese di luglio. E allora dice Maglioli: dobbiamo fare una Spider. Io non ero stato coinvolto all'inizio in questa idea che aveva avuto Maglioli con Fiori, ma poi naturalmente come responsabile del reparto corse ho seguito tutta la costruzione e l'evoluzione della macchina. Fiori riuscì a convincere Maglioli a fare una carrozzeria, cioè noi gli davamo una carrozzeria, una carrozzeria per 1 milione di lire. Tanto per avere l'idea, era quello che costava, bisogna dire, una Fulvia nuova, e lui si era impegnato a fare un prototipo solo di carrozzeria, no? Senza battemare, però per 1 milione di lire. E Tiramolla si era messo lì e ha fatto questa prima macchina, naturalmente togliendo tutti i vetri, il tetto, il parabrezza eccetera, ha dovuto sopperire con un roll bar per dare rigidezza all'abitacolo. Poi avevamo accorciato di 24 cm il sedere della macchina, e la prima di parabrezza praticamente aveva solo un lunottino
di plexiglass che andava avanti, che poi dava talmente fastidio all'aria che è stato messo un parabrezzino, mi ricordo ancora, alto 24 cm, sempre di plexiglass. Ma poi in questa, e la macchina rispetto al prototipo di serie, perché io devo parlare di prototipo perché il gruppo 2 aveva un peso di omologazione, il prototipo no, e già per le corse in pista noi la Targa Flori e il Mugello correvamo con il prototipo coupé. Pertanto se confrontiamo il prototipo coupé con la Barchetta, che era un altro prototipo, pesava 80 kg di meno la Barchetta rispetto al prototipo coupé. E poi solo che Fiorio nella sua fantasia ci ha, per così dire, tirati a fare anche i rally, perché noi abbiamo fatto anche un tour de course con la Barchetta. Di conseguenza è una macchina nata con un sedile solo e con dei fari finti per correre in pista. Abbiamo dovuto fare una macchina da rally per il tour de course che si corre a novembre. Di conseguenza i piloti hanno corso con una muta, da SUV, oltre alle giacche a vento, tanto per dirvi che cosa si faceva allora. Ed erano gelati naturalmente. Poi siamo andati anche dopo al rally di Spagna e dopo 150 km Munari e Mannucci si sono ritirati perché congelati, mentre la Corsica l'avevano finita. E poi l'anno dopo è stata trasformata una ed è stata fatta quella che abbiamo chiamato FM Special 2, che è stata quella che aveva tutta la carrozzeria di alluminio e in pratica è stato guadagnato ancora 50 kg rispetto alla versione, diciamo alla prima versione di Barchetta. Al tour de course siamo andati con tre barchette, anche perché con due barchette a correre, correva Munari, Davenport e Celestron con Ekbom. John Davenport era un copilota che aveva corso in tutte le condizioni con tutti ed era anche uno molto molto duro. Il tour de course, correndo con Munari sulla barchetta, un bel momento si è rifiutato di salire in macchina e si è messo a scappare su per le colline perché era terrorizzato dai rischi e dalla velocità di Munari su quella macchina. Allora pensate a Davenport scappare su per i sentieri e i meccanici che gli correvano dietro per prenderlo e metterlo in macchina. Poi un'altra volta si è chiuso dentro il furgone, si è chiuso dentro, allora Fiorio e i meccanici, ma specialmente Fiorio, a minacciarlo per farlo uscire. Poi è salito in macchina, alle assistenze gli è stato proibito da scendere dalla macchina, però il supporto di leggere le note è stato minimo, però per dire, legato alla barchetta, al tour de course, uno come Davenport che ha fatto queste scene. Fidati, i rally sono nati un po' grazie ai clienti che hanno cominciato a correre con vetture tipo 124-125, per poi scegliere lo Spider. Lo Spider perché era una vettura leggera, maneggevole, prima 1400, poi il 1608, notare, 1608, fatto apposta per essere fuori dalla categoria 1600, voluto, si dice, da Montavone che odiava le corse. Fiat ha affidato ad Abarth, che era stata acquisita nel 71, l'idea di fare una versione da competizione. Il progettista della vettura è stato Colucci, io ero, come dico, appena entrato, per cui ricordo i primi lavori fatti su questa vettura. La vettura era un cocktail di parti di produzione Fiat, nel senso che il motore era quello della berlina 132, 1750, alimentato però ad alimentazione singola col carburatore del vecchio 124 coupé 1600. Come preparazione valeva quello che ha detto Gianni, cioè c'era un regolamento del gruppo 4 che non permetteva molte cose. Le bielle venivano alleggerite pallinate, pistoni liberi, le valvole si aumentava il diametro e diciamo che con una preparazione di questo genere il motore arrivava a sfiorare i 170 cavalli. Nacque poi verso la fine della carriera con la versione 1850 aumentando l'alesaggio di 2 mm. Come
interventi dell'ABART sul veicolo, è stata fatta una modifica alla sospensione anteriore introducendo un pontone al posto dei doppi brazzi per renderla più rigida, più, rendere la sospensione anteriore più capace di prendere i colpi sulla terra e essere più precisa sull'asfalto. Posteriormente è stato buttato alle ortiche il ponte rigido, è stata messa una sospensione McPherson con braccio trasversale. La trasmissione era, quindi la sospensione era a ruote indipendenti, è stato utilizzato un differenziale che faceva origine alla, come parti interne alla Dino, al 130 Fiat, ma anche all'autocarro Fiat 241, era un grosso differenziale disponibile. E diciamo che la preparazione si è fatta questa. La vettura ha avuto un discreto successo, tant'è vero che è stata omologata prima in gruppo 4 con solo 500 esemplari, poi si è portata è stato fatto il gruppo 3 a 1000 esemplari. Erano le vetture, venivano allestite da Pininfarina alle scocche, venivano mandate al Lingotto, che in quegli anni era ancora attivo. Abarth preparava le parti meccaniche, motore, il cambio no, perché il cambio era quello di serie, il ponte posteriore e le sospensioni venivano mandate, Osa Lingotto montava il tutto, le vetture poi venivano deliberate da personale Abarth residente in Lingotto. Lo Spider ha avuto un'evoluzione maggiore, ma perché? Non perché Abarth fosse più bravo, ma perché era cambiato i tempi, era cambiato un po' il regolamento, nel senso che il regolamento permetteva, in quegli anni permetteva l'omologazione a 100 esemplari, ed ecco che nasce la testa a 16 valvole, testa a 16 valvole che è stata utilizzata non solo dallo Spider, ma è stata omologata anche dalla Seat per il loro 124 e dalla Lancia stessa per il Beta Coupé gruppo 2. L'evoluzione dello Spider è stata anche un'evoluzione di squadra. Fino al 71-72 esisteva una Fiat Rally autonoma che ha iniziato a svolgere un'attività in Corso Bramante, poi è passato in Corso Giulio Cesare per poi accasarsi in uno dei due stabilimenti dell'Abarth. Era la vera e propria squadra corse, quella che gestiva le gare. Il matrimonio con Abarth ha fatto sì che si sia strutturata la squadra tenendo da una parte l'attività rally separata dall'attività sperimentale. L'attività sperimentale che veniva gestita da Abarth con gli uomini della vecchia Abarth che aveva fatto gli Spider, i prototipi. Sono gli anni in cui anche l'Abarth, per quanto riguarda la parte sviluppo, impara a fare le macchine, nel senso che si comincia a capire che bisogna provare su strada, ma si comincia a fare anche le prime prove. Qui vedete uno Spider in galleria da Pininfarina. E cosa ci fa uno Spider? Tanto la forma era definita. È interessante notare che questa macchina è andata in Pininfarina per dimensionare e ottimizzare i radiatori dell'olio. Infatti a seguito di questa prova nasce la vettura con le prese d'aria sui fianchi e lo scarico da NACA sul parafango anteriore, proprio grazie al contributo di Pininfarina. A proposito di vetture derivate, anche noi come Abarth abbiamo pensato di fare una vettura derivata per il Giro d'Italia. Allora il Giro d'Italia era aperto ai prototipi, abbiamo fatto questa macchina qui che è un po' di pinne, un po' di spoiler e soprattutto davanti il motore, visto che il 1750 non poteva salire di cilindrata, abbiamo messo il motore del prototipo di Osella, che era un Abarth. Un vero motore da corsa, 280 cavalli. Questo serviva anche a capire quali sarebbero i limiti della vettura. Vettura che non ha avuto un grosso esito, si è ritirata, al Giro d'Italia si è ritirata, c'erano due esemplari, tanto è vero che poi è stata ritirata.